Io ogni tanto sono un po' deluso, devo essere sincero. Riesco ancora a deludermi leggendo certi commenti, ascoltando certe cose. Poi magari sono io che non dovrei andarmele a cercare, però quando poi avvengono qua sul mio canale sono sempre un pochino preoccupato. Allora ci tengo a fare un passo indietro e a provare a dirvi la mia. Poi ripeto, ogni opinione va rispettata, assolutamente, ma posso assolutamente non essere d'accordo e voglio provare a spiegarmi le mie ragioni per cui non sono d'accordo. Il video di ieri si chiamava Dobbiamo parlare di Pirlo e di Cristiano Ronaldo e del loro futuro. E poi c'erano le pagelle di un bruttissimo Juventus Porto. Bruttissimo che poteva diventare bellissimo, ma è rimasto bruttissimo. Quindi mettiamoci comodi e cerchiamo di approfondire un po' questo discorso. Prima di farlo, però, c'è OneFootball sotto in descrizione. Dovete scaricarla perché questo è il momento più importante che abbiamo nella stagione. Ora che abbiamo le idee chiare, cioè la Champions non la vinciamo, siamo usciti, possiamo fare il double con la Coppa Italia, ma soprattutto io in questo momento non voglio assolutamente vedere l'Inter campione d'Italia. Quindi scaricate OneFootball per avere più energia, per darci più motivazione e leggere tutte le partite e le prepartite che ci accompagneranno da qui alla fine del campionato. Io non so più come dirvelo. Sono dell'idea che sia difficilissimo vincere questo scudetto, e ve lo dico dal giorno dopo Inter-Juve a San Siro di campionato. Sono stato forse il primo su YouTube a dirvi lo scudetto quest'anno temo che non sarà vinto. Quindi so benissimo, c'è la parte razionale che mi dice Luca, guarda, guarda, ma secondo te? E poi c'è la parte emotiva da tifoso che mi dice io fino all'ultimo istante di questo campionato non voglio mollare, abbandonare l'idea. E la Juventus non posso farne 10 di fila. Quindi c'è una forte contrapposizione, una forte battaglia dentro di me che mi porta a pensare questo. E spero che sia la stessa cosa anche per voi. Spero che la vostra parte razionale vi faccia dire: ma no, figurati, l'hanno già vinto loro. Ma la vostra parte da tifosi, la vostra parte da tifosi non può farvi dire: no, no, assolutamente non bisogna illudersi. Perché in quel caso lì c'è un problema. Perché il tifoso nasce proprio per sognare l'impossibile. I tifosi del Porto, quando hanno estratto la Juve, si erano cagati addosso, eh. Poi, quando hanno visto che si poteva fare, hanno iniziato a crederci. Nel momento esatto in cui la Juve va sul 2-1 con loro un uomo in meno, io voglio parlare con tutti i tifosi del Porto e capire chi credeva di passare. Eppure è successo, perché il calcio è anche questo: è anche impossibilità e imprevedibilità. Questa volta non dipende solo da noi, c'è poco da fare, cosa che l'altra sera sì, dipendeva solo da noi. Un po' di concentrazione, mettere bene la barriera, non prendere gol. Lì dipendeva da noi. Lì dipendeva solo da noi. Oggi no, dobbiamo sperare anche che inciampino gli altri. Ed è per questo che forse nella prima volta da quando ho il canale YouTube mi tocca gufare le altre, cosa che non ho mai fatto, se non in occasione di quell'anno in cui il Napoli sembrava veramente vicino a strapparci lo scudetto. Ora dobbiamo gufare, come hanno fatto sempre gli altri in questi anni, sperando che possa andare meglio a noi rispetto a tutti quegli altri. C'è una cosa però, vi dicevo, che non mi va bene. C'è una cosa che non mi va bene, e cioè leggere queste cose su Cristiano Ronaldo, leggere queste cose su Pirlo, leggere queste cose su tanti tesserati della Juve. Io lo so che bisogna cercare il colpevole, lo so che bisogna puntare il dito accusatorio contro qualcuno. È sempre la cosa più facile, che ci mette in tranquillità, come sul posto di lavoro che se succede qualcosa, mia, colpa mia, no, può essere stato lui, mio collega. Lui sì che fa i disastri, lui sì. È un po' qua la stessa cosa, ma lo vediamo quotidianamente nel mondo della politica. Io odio il mondo della politica perché non mi è mai capitato di vedere un politico che dice che anche lui o il suo partito sbagliano. No. Ci avete mai fatto caso a questa cosa? Qualsiasi politico e qualsiasi partito, loro sono sempre i più bravi di tutti, quelli che sbagliano e che devono dimettersi sono sempre gli altri. Ecco, questa è una roba che mi fa schifo. Mi fa schifo. Ed è proprio per questo che invece, appunto, odio la politica, e invece nel mondo del calcio cerco di dare un po' più di razionalità anche alle mie analisi, alle mie discussioni. E sono sempre pensieri che vi butto così, come lanciare il biscottino al cane, il cane se lo va a cercare. Io vi lancio il pensiero e mi auguro che voi veniate a cercarlo, lo mettiate in bocca, possiate masticarlo e poi sputarmelo magari fuori se è una cazzata, o mandarlo giù e dire: sai che era buono, guardate qua cosa vi tiro fuori. No, il discorso di fondo è: io non parto mai col dire che la Juve ha sempre ragione, i tesserati della Juve hanno sempre ragione. Anzi, ho criticato aspramente ieri Cristiano Ronaldo per la partita di Champions, ho criticato Pirlo per la gestione dei cambi o per il fatto che la Juve non può permettersi di regalare sempre un tempo all'avversario. Io ho criticato anche le parole in conferenza stampa quando dice: no, non mi sembra che regaliamo un tempo all'avversario. Sì, è così, è palesemente così. Ma non per questo lo voglio morto, non per questo non lo voglio più allenatore della Juventus, non per questo voglio cacciare Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 32 partite e 27 gol fino a questo momento. È finito, eh? Cristiano Ronaldo è finito. 32 partite e 27 gol. Ve lo torno a dire, ve l'ho già detto qualche tempo fa. Poi
post Juventus Crotone qualcuno mi ha preso per il culo, ve lo torno a dire, anche il giorno dopo l'eliminazione della Champions, 2 giorni dopo l'eliminazione della Champions, e con Cristiano Ronaldo che ci ha fatto uscire, probabilmente. Il segreto per vincere lo scudetto della Juventus si chiama Cristiano Ronaldo. Se la Juventus non abusa, non utilizza, e se Cristiano Ronaldo non usa tutto il suo potenziale nelle partite che ci mancano qui a fine stagione, la Juventus lo scudetto non lo può vincere neanche con quell'energia e quella carica da tifoso di cui vi parlavo prima. Noi dobbiamo passare per Cristiano Ronaldo, perché è il giocatore più forte che gioca in Italia, il giocatore più forte che gioca nella Juventus. Non vi dico nel mondo, perché ormai guardi Mbappé, guardi Haaland, capisci che il futuro è tutto loro. Non sono più Ronaldo e Messi che escono dalla Champions agli ottavi. Ci sono degli altri. Fino a che c'è Cristiano Ronaldo nella Juventus, Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte della Juventus. Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte che c'è in Italia. Possono dirmi quello che vogliono, viene esaltato Lukaku, viene esaltato Immobile, e dico giustamente, viene esaltato Ibrahimovic, e dico giustamente, ma Cristiano Ronaldo è più forte. Signori, Cristiano Ronaldo è più forte. Quindi, fino a che la Juventus non mi assicura un Mbappé, un Haaland, giocatori di questo tipo, Cristiano Ronaldo è forte. Quelli che vogliono mandare via Cristiano Ronaldo, secondo me, dimenticano tutto troppo in fretta. Ragionano tutto a seconda di una singola partita. Quella partita importantissima, certo, Juventus-Porto. Ma non è che una partita ti decide se un giocatore è finito oppure no. È una partita importante, è una partita che scotta, è la partita che Cristiano Ronaldo ti ha sempre risolto. Per una volta non ce l'ha fatta. Se per una volta non ce la fa, non è finito. Per una volta non ce l'ha fatta. Il discorso, invece, è molto più interessante nel capire se Cristiano Ronaldo ha voglia di rimanere alla Juventus. È quello che vi dicevo ieri. Perché se Cristiano Ronaldo si è rotto le palle, Cristiano Ronaldo se ne deve andare. Se ne deve andare. Se lui dice non ho più motivazione, non ho più ragioni per stare qua. Perché so che questa Juventus non me la può vincere la Champions, io negli ultimi anni di carriera la voglio vincere. Cristiano, quella è la porta, grazie per questi anni, è stato bellissimo. Ciao. Ciao. Perché è una spesa incredibile. È un giocatore non più giovanissimo, quello che dicevamo prima, ma rimane uno dei giocatori più forti del mondo, giocatore più forte della storia. Dipende tutto da lui. Lui ha voglia? Se lui ha voglia, ti fa la differenza. A 38, 39, 40 anni, finché lui si sente un giocatore e uno dei giocatori più forti del mondo, questo, per chimica, per mentalità, per capacità, è una macchina, un cyborg. È il giocatore che ti fa la differenza. Che ti fa la differenza. Se Cristiano Ronaldo se ne andrà, il prossimo anno si punterà tutto su Chiesa. Sarà lui il giocatore che dovrà cercare di tirar su la Juventus, dato che, bene o male, la posizione è quella lì. Dato che Ronaldo quest'anno lo stiamo facendo giocare da punta, ma lui vorrebbe partire largo in un attacco a tre, cosa che può fare molto bene Chiesa, o anche a destra. Io il punto di fondo con questo video che voglio andare a prendere è questo. Facciamo una riflessione, facciamo un passo indietro. Dato che Cristiano Ronaldo non lo vogliamo più perché è un brocco, è fallito, è vecchio, è bollito, non ce l'ha proprio. Cioè, domani prende la pensione, eh? Oggi c'ha la dentiera, va in giro col bastone, non ce la fa più, non ce la fa più, un giocatore non ce la fa più. La da Juventus ha Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata in attacco. Questi sono i tre attaccanti della Juve in questa stagione. Cristiano Ronaldo è fallito, bollito, bisogna venderlo il prima possibile perché è un coglione. Morata non è nostro ed è un classe 92 e possiamo prolungare il prestito, però non so nemmeno se ha senso pagare così tanto per un giocatore che va sulla trentina. Quindi un altro anno di Morata a 10 milioni di prestito probabilmente va fatto e ci sta. Ma intanto si ragiona sul nuovo attaccante, numero 9, è vero, che la Juventus dovrà acquistare. E non penso che la Juventus andrà a riscattare Alvaro Morata. Potrà anche farmi la stagione più bella del mondo. Ma così tanti soldi per Morata penso proprio che non verranno spesi, a meno che l'Atletico non decida di trattare al ribasso, ed è possibile, probabile, plausibile, ma lo impariamo poi fra qualche anno. Ronaldo, un anno di contratto. Morata non è tuo, puoi prolungarlo di un altro anno. Dybala in scadenza. Questi sono i tre attaccanti della Juventus. Signori miei, la Juventus ha tre attaccanti. Ve li ripeto, Dybala, Morata, Ronaldo. Due in scadenza, uno non è tuo. Quindi cosa facciamo? Tutti via. Tutti via. Facile. Li estirpiamo. Giochiamo senza attaccanti. Giochiamo come la Spagna campione del mondo, o come quella campione d'Europa, con Fabregas falso 9. McKennie falso 9. Giochiamo con McKennie falso 9. Questo sarà il nostro nuovo schieramento. Adesso sembra facile, eh? Oh, sembra facile, eh? C'è il Covid. Signori, c'è il Covid. Non si riescono a spendere questi soldi. Mandi via Ronaldo, se mandi via Ronaldo, devi averne uno forte come Ronaldo o circa come Ronaldo, se no, ve lo ripeto ancora una volta, stesso errore di Allegri. Mandi via Allegri per prendere l'occasione sul mercato che è Sarri, non ti è andata bene.
non ti è andata bene. In questo momento non ti è andata bene nemmeno aver allontanato Sarri per Pirlo, perché Sarri comunque lo scudetto te l'ha vinto. Pirlo probabilmente lo scudetto, come dicevamo prima, non te lo vincerà. Ma mandare via Pirlo adesso ancora è un ricominciare ancora, un buttarsi ancora nel vuoto, nel buio, un anno zero. Oh, ma la piantiamo o no? Diamo continuità a un progetto o no? Diamo continuità a dei giocatori o no? Stiamo mettendo in discussione Cristiano Ronaldo? Stiamo mettendo in discussione Cristiano Ronaldo? In un momento in cui la Juventus ha tre attaccanti, di cui due in scadenza, uno che vuole rinnovare Dybala a 12 milioni di euro l'anno, l'altro che è Cristiano Ronaldo e l'altro che non è tuo? Stiamo veramente facendo questi discorsi? Stessa cosa di Paratici. Diamo via Paratici, chi se ne frega? Diamo via Paratici, me ne frega niente. Ma chi viene al posto di Paratici? Chi mi dà la garanzia che arriverà uno più bravo al posto di Paratici? Perché è sempre facile, tutti via, fallimento! Che anche qua fallimento è una parola che mi manda in bestia. Fallimento a... Che giorno è oggi? L'11 di marzo? Fallimento l'11 di marzo? Fallimento Champions l'11 di marzo, perché sei uscito dalla Champions. Da pollo, da cretino non dovevi uscirci. Fallimento Champions? Ma fallimento stagionale? Fallimento stagionale nell'anno del Covid, nell'anno della non preparazione, nell'anno dei giovani, nell'anno dell'allenatore in panchina che non ha mai allenato? Fallimento l'11 di marzo? Ma stiamo parlando di calcio? Stiamo parlando di cosa? Perché questo non è parlare di calcio, eh? Fermi, attenzione, questo non è parlare di calcio. Scusate se mi altero. Scusate se mi altero. Però queste sono puttanate. Sembra il discorso di Allegri. Fallimento qua, fallimento là. Se volete fallimento, sì, se volete fallimento. Se volete fallimento. Abbiamo fallito, bene, perfetto. Ora, per evitare il secondo fallimento, perché davvero non andare neanche in Champions in campionato, poi sarebbe un fallimento. Quello è un fallimento. Perdere anche la finale di Coppa Italia. E aver perso anche la finale di Supercoppa, quello sarebbe un fallimento. Fai zero titoli, non vai in Champions, minchia lì, Pirlo indifendibile, lo prendi, gli dici: Andrea, inizia ad allenare in terza categoria. Stiamo parlando di un allenatore che se fa gol quadrado, passiamo al 90esimo. Si sta parlando di millimetri, di dettagli. La Champions è la competizione dei dettagli. Loro sono passati per un dettaglio, perché siamo stati cretini e coglioni noi. Quello è un dettaglio. Se fa gol quadrado è un altro dettaglio, dato per farvi capire che davvero il calcio non è solo schemi, ci sono delle botte di culo, ci sono le giocate dei singoli, perché sia quella di Cuadrado, sia quella del giocatore del Porto che ci ha fatto gol su punizione è una giocata del singolo. Ci sono una marea, un'infinità di variabili, ma soprattutto in Champions League, signori, soprattutto in Champions, non l'abbiamo ancora capito? L'abbiamo visto come siamo usciti, come siamo stati eliminati negli ultimi anni? Non ci sono i dettagli in Champions League? Dobbiamo lavorare su quelli. E come facciamo a lavorare sui dettagli se tutti gli anni ricominciamo? E se tutti gli anni dobbiamo trovare un colpevole? E se tutti gli anni mettiamo in discussione sempre tutti? Ci sono dei giocatori che sono indifendibili, eh? Ci sono dei giocatori che sono indifendibili. Ramsey non so come potrà permettersi un altro anno alla Juventus. Percepisce un ingaggio mostruoso, non è più giovane, in campo non rende. Come fa? Indifendibile. Indifendibile. Bernardeschi a 4 milioni l'anno non lo tieni ancora un altro anno. Cioè, anche lui è indifendibile. Alexandro, se ti offrono dei soldi, parte, perché è indifendibile. Stessa cosa Rabiot, dato che prende 7 milioni di euro l'anno e non è un titolare, non è un giocatore che dici no, è indispensabile. Ci sono dei giocatori indifendibili. Indifendibili. Ma lo stesso Ronaldo, se vuole andarsene, prego, ci risparmiamo 30 milioni di euro l'anno. In questo momento Ronaldo pesa 25 milioni di euro, di ammortamento di cartellino. Se te ne offrono 30, 35, tu fai plusvalenza, ti liberi di un ingaggio così pesante, però ripeto. Voglio un giocatore al suo posto. Non è che ci basta dire Ronaldo è finito, è fallito, non ce la fa più. E allora a posto, prendiamo Scamacca. Ah, figa, esce Ronaldo, prendiamo Scamacca. Mi ricorda quando abbiamo venduto Dani Alves per prendere De Sciglio. Quindi, cioè, siamo sempre lì che ci arrabbiamo perché facciamo del mercato che non comprendiamo e ci permettiamo l'11 di marzo, perché per una volta nella sua vita non ha fatto la differenza in Champions, di dire Cristiano Ronaldo te ne devi andare per boh. Ma poi ho letto delle robe. Offriamo Ronaldo per Pogba e offriamo Dybala per Alan. Ma sì, ma certo, poi spegniamo la PlayStation. Ma abbiamo capito come si ragiona? Forse c'è qualcuno che non ha tanta esperienza nel mondo del calcio. Gli scambi, sì, certo, saranno una parte importantissima, ma qua stiamo parlando di spostare mari e monti, eh. Poi magari succede, ma dire che, ah sì, è fattibile, ho letto, è fattibilissimo, è fattibilissimo. Fattibilissimo, secondo me, c'è niente nel calcio. Neanche dirvi che arriviamo in Champions. Quest'anno, perché se arriviamo quinti non ci andiamo. Poi che la Juventus ce la possa fare è un altro discorso. Scusate se mi sono un attimo alterato, scusate se mi sono alzato la voce.
Però ci sono delle cose che leggo e sono incomprensibili. Abbiamo fallito. L'11 di marzo abbiamo fallito. Campionato ancora aperta, finale di Coppa Italia da giocare. Abbiamo fallito la Champions. Perché per il resto non mi sembra ancora un fallimento. Magari sarà un fallimento. Però se siete tutti indovini, se siete Mosca col pendolino, allora datemi i numeri del Superenalotto che li vado a giocare.